Allora ragazzi, buongiorno, good morning. Oggi è il 17, 17, 10, 20, 24. Fatto anche la revisione alla macchina stamattina. Fatto anche la revisione, e va bene. Ma non è dell'MTCC che volevamo parlare, non è della motorizzazione che volevamo parlare, di revisioni o cazzi vari. Non è di questo. Vi ricordate il calabrese balsettarchiato, no? Una delle cose che mi ricordo che mi disse quei 2 giorni lì che si stette insieme. Ricordati. E io le dissi: ok, che il camion ti vuole vedere, mangiare, bere e camminare. Il camion vuole questo. Eh sì, il camion. Ok, se lo dici te, come dico sempre, se va bene a te, va bene a me. Io non ho mai discusso gli eventi della vita, figuriamoci se discutevo per queste cose. Ok, perché mi riallaccio a questo? Il mangiare, il bere e il camminare. Il camminare è fisiologico, il camminista deve camminare. Il camminista viene pagato per camminare. Piaccia o non piaccia, viene pagato per camminare. E mi riallaccio a questo perché io ho cominciato, ero un ragazzetto, ragazzi, io avevo 21 anni. Io quando ho iniziato avevo veramente poco, poco, poco. Non so se vi ho già detto che io per un periodo ho guidato anche poco, qualche mese senza il famoso CAP, no? In quei tempi c'era il CAP, fino a 21 anni dovevi avere il CAP. Io ho iniziato prima, per 3 o 4 mesi io guidai anche senza il CAP. Ricordo un particolare quando poi fui fermato dalla polizia stradale, mi chiese, ma avevo già fatto 21 anni, mi chiese la patente, dice, ah no, ti facevo più giovane, altrimenti ti avrei chiesto il CAP. E io rabbrividii perché lo sapevo, io la patente, io praticamente ho preso la C come patente, io ho preso la C, poi la E me la sono ritrovata da militare, quindi non è che mi stavo a informare più di tanto, insomma è stato uno di quelli che mi informavo, no? Mi informavo delle cose che mi interessavano, vedo, la patente l'avevo, per me potevo andare, io andavo. Comunque per 3 o 4 mesi ho guidato anche senza. Io ho iniziato con un bimbetto, 21 anni, neanche 21 anni, facciamo 21 anni, dai, ero lì alle soglie di 21 anni. E quindi a quell'età lì ti senti un leone, no? Ti senti un leone, fino a una certa età ti senti un Cristo in terra, invincibile, un invincibile, dai, uno di quelli che pensi, no, tutto. Però poi, se non sei un cretino, se poi un pochino ci rifletti su certe cose, ti vengano certe cose, no? Io, dipendentemente da quello che disse lui, che mi interessava, però avevo l'occhio per vedere e vedevo anche bene. E allora mi accorsi che c'era gente, io ragazzi vi parlo sempre degli anni, io ho iniziato nell'80, 81, quindi vi parlo degli anni 90, va bene, era già passata una decina d'anni e guidavo, primi anni 90, la gente che aveva 60 anni nel 90 era nata nel 1930, giù di lì, un sessantenne nell'anno 90 era del 30, l'età che aveva il mio babbo, diciamo, quell'età lì. E quindi io vedevo gente sui 50-60 anni conciata veramente, veramente male, conciata male, ma male, male, male. Grossi, grassi, tutti tronchi, tutti troncati, tutti osi. E magari quando io parlavo con qualcheduno e gli dicevo: oh, ma l'ha visto il tizio? Cazzo, ma quello non si muove più, fa un po'. Lo so, l'ho visto, oh, ma non era così, Sai, non è te, dovevi vederlo 20 anni fa. 20 anni fa era uno che smilzo, andava in giro, faceva, saltava, correva. Minchia, e che hai fatto in questi 20 anni? Non l'ha presa la targa del camion e gli è andata addosso, no? Mi veniva a pensare. E allora dissi: no, io sì, a quei livelli non mi voglio ridurre. Certamente il decadimento fisiologico c'è, esiste, non puoi far nulla, il metabolismo cambia, quindi
tendi a ingrassare, tendi a... però sì, va bene, se devo ingrassare cerchiamo di ingrassare il meno possibile, cerchiamo di stare male il meno possibile, no? E da lì, vabbè, io ho sempre fatto sport, io ho sempre praticato qualcosa, mai a livelli, poi io sono uno, mi vengono a noia tutti, subito, tutti, le ho fatte tutte, ci ho speso un sacco di soldi, windsurf, catamarani, calcio, le ho fatte tutti gli sport, però poi dopo un pochino, bicicletta, dopo un pochino mi vengono a noia. No, quella costanza, no, cioè, ho già detto, io ho degli amici che fanno subacquei da 40 anni, io non potrei mai non fare una cosa del genere. Però dissi, feci, e allora capii che questo lavoro va, più che un lavoro, è una professione, no? Te stai facendo una professione, sei un professionista, no? Si sente parlare il professionista, l'autista professionista. Però è vero, alla fine sei un professionista, fa un po' ridere la parola, mi fa ridere la parola come viene detta da qualcuno, enfatizzata da qualcuno, no? Sembra che per fare il camionista uno debba avere doti da chissà cosa, però poi alla fine c'è una base di verità, sei un professionista, quindi se fai il professionista, qualsiasi professione vedi, fanno una vita, diciamo, come va fatta per quel settore lì, per quella cosa lì. Il calciatore si allena in una maniera, il pugile in un'altra, il corridore in un'altra ancora. Io non dandomi aree di professionalità esagerata, dissi vabbè, io in quello stato lì fra 20 anni non voglio essere, anche se avevo magari sì, 30 anni, io a 50 anni mi voglio legare le scarpe da solo, ecco, il discorso stava lì, mi voglio legare le scarpe, voglio correre, voglio... E allora capii che andava fatta una vita, diciamo, appropriata al mestiere che facevo, no? Io non sono mai stato io mangio tanto, forse ti conviene più farmi un cappotto che invitarmi a cena la sera, però mi limito, cioè, se dessi retta mangerei, beverei, farei delle cose fuori oversize, però non le fai perché alla fine poi sai, no? E poi ho sempre basato sul movimento, il movimento fisico io l'ho sempre fatto, poi tanto l'ho sempre fatto. Anche quando stavo fuori a giornate intere, quasi a settimane, io magari cercavo la sera, quando ero nell'area di servizio, di camminare anche nell'area di servizio, non mi interessava nulla, camminavo anche nell'area di servizio, e sto sta al telefono, e guida il pullman al telefono, l'autobus e il pullman, cazzo è, e sulla corsia di sinistra, e vabbè. E si è spaventato perché credeva che fosse la polizia, quando mi ha visto ha buttato il telefono da una parte. Insomma, nell'area di servizio io camminavo, a volte la gente mi vedeva passare, no, 2, 3, 4 volte, e mi dicevo, ma qualcuno che conoscevo di vista, cosa fai? Cammino un po', ma no, io sono stanco, ognuno la vede come di fare, no? Poi, vabbè, lì in più trasporti conobbi, c'era un ragazzo, un sardo, che si era convertito a fitness, lui era uno di quelli e mangiava, beveva, faceva spavento. Poi di punto in bianco si convertì, anche perché trovò una compagna con quell'indole lì, e lui gli andò dietro, giustamente, fece bene. E la sera, quando eravamo in Francia, quando eravamo lì, là c'è Tornelli, esci, vai fuori dall'area di servizio, andavamo a camminare lì. E questo era uno di quelli che le dava secche, questo era uno prima gliene dava secche, perché i sardi, se vuoi stare dietro a un sardo in quelle cose lì, chiedi una proroga al fegato, perché chiedi un permesso speciale al fegato, perché te lo fanno rovinare, perché i sardi in quella cosa lì, lasciateli stare, gli spuntini dei sardi vuol dire, loro fanno lo spuntino, no, loro lo chiamano lo spuntino, facciamo lo spuntino. Lo spuntino di loro inizia alle 3 del pomeriggio e finisce all'11 la sera.
quando è finito ti portano via a braccia, non ti provà a stare lì dietro, non ci provà. Magari vedi uno basso, piccolo, dice io questo non me lo vedo nemmeno, adesso questo sì, col cazzo, prova a stare lì dietro, poi vedrai. Io mi ricordo qualche spuntina dove sono stato lì a Gneddu, quando si radunavano lì il sabato e la domenica, non andavano via, rimanevano in continente e ti dicevano stasera vieni, ma io no stasera vieni, ma guarda io avrei da fare, stasera vieni tu, vai, e dovevi andare, no poi se ne avevano a male, caratteri particolari, dovevi andare lì, andavi lì, ti mettevi a sedere, non dire a casa fra 2 ore ci sono, fra 3 ore ci sono, no, e quando arrivo, mettevi lì, mangiavi e bevevi, certo, poi qualcuno ne pagava le conseguenze, poi qualcuno si vedeva come ne pagava le conseguenze. E io ho sempre mirato a far qualcosa, no, di sport. Adesso sono in pensione, sono riuscito a buttare giù diversi chili, perché adesso mangio molto meno di prima, viene dire, mangio meglio e cammino tanto, mi alleno, anche con l'infradito, così facciamo contento anche Andy Carpenter, anche con l'infradito e l'altro suo laggiù del tacco che lo sostiene. Io anche con l'infradito, certo, cammino anche con l'infradito, l'importante è camminare, muoversi, fare movimento, perché le gambettine, quelle corte specialmente, hanno bisogno di deambulare, no? E quindi bisogna tenere uno stile di vita un po'. Io quando sento, no, una cofanata, una cofanata, e vai, mangia la cofanata, e poi vedo i risultati, mangia la cofanata, fai la cofanata. Certo che la fai la cofanata, tutti, chi è che non piacerebbe fare la cofanata? Chi è che non piacerebbe? A tutti piacerebbe la cofanata, però poi la cofanata ti viene a cercare. E così come gli alcolici, io adesso sarà 4-5 mesi e non metto in bocca un bicchierino, io ne sento il bisogno. Tenderei molto di più per la birra, ecco, io avrei sostituito, forse per me avrei sostituito anche il vino alla birra, però poi la birra ti fa gonfiare, ti fa cos'ha, quindi anche quella ci vado piano. E poi il giorno difficilmente bevo un po', pochissimo, pochissimo, pochissimo. Anche acqua, bevo poca anche acqua. Io sinceramente sarei propensa più a bere troiai, tipo Coca-Cola, tè freddo, quelle cose lì, però anche quelle fanno male, e allora ti dai una regolata anche su quelle cose lì, però quelle mi piacerebbero. L'acqua a me non mi piace, l'acqua la bevo perché la devo bere, però l'acqua a me è una cosa proprio che non mi soddisfa. Perché poi ci sarebbe anche un discorso sui soldi, no? Sui soldi, se hai un autista te li dai 6.000 euro al mese, quello cerca di portarne a casa 6.000. Quindi ai ristoranti, alle cose ce ne lascia il minimo indispensabile, quello proprio quando è impiccato per qui allora ci va, se no non ci va. Hanno sempre fatto così. Non è vero che andavano 2 volte il giorno, pomeriggio e sera, sì, ai tempi del calabrese basso e tarchiato, nell'anno 50, nell'anno lì può darsi. Io da quando ho iniziato io dell'80, io a pranzo e cena io non mi ho mai visto, io o la sera o la mattina, una volta sì, due no. Proprio anche per una questione di salute, proprio per una questione di salute. Un po' una questione economica, perché tanto se te mi dai 10.000 euro io cerco di portarli tutti a casa. Poi le spendo male quando sono a casa, ma sono cazzi miei. Però cerco di portarli tutti a casa. Difficile è quello poi vada a buttare soldi sempre così. Il giorno è sempre esistito che quello si arrangiava. Il giorno c'è sempre stato l'arrangio. Per convenienza economica e per salute. Giorno uno si arrangia, la sera va e mangia, però mangia quello che deve mangiare, ma è che fa la cofanata, no, la cofanata poi te la ricai. E così dai, è così, pensierino sì, a volo, 10:56, si va a casa adesso, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, salutone a tutti, vi voglio bene.